Bella raga, benvenuti sul canale del batterista metal. Qui si parla di metal moderno e oggi vi farò vedere come prendere un rudimento noiosissimo e portarlo all'estremo nel metal con il doppio pedale. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto al canale, fallo, è facilissimo, basta cliccare il bottone iscriviti, attiva la campanella, lascia un pollice in su per supportare questo video, così questo canale cresce, così ti arriveranno sempre le notifiche quando pubblico dei nuovi video e saremo tutti più contenti. Cos'è un rudimento? Per chi di voi non sapesse cosa sia un rudimento, è semplicemente una figura con mano destra e mano sinistra ritenuta fondamentale. Esistono 40 rudimenti secondo Vic Firth, ma non tutti a mio parere sono essenziali. Oggi io ti parlerò di un rudimento che secondo me è molto interessante ed è il rullo a 6 a colpi singoli, che è l'insieme di 4 sedicesimi e 2 ottavi sempre alternati tra mano destra e mano sinistra. Vediamolo sul pad. Il ritmo quindi risulterà essere binario perché si concluderà in 2/4. Come cominciare a studiare un rudimento? Ovviamente la prima cosa da fare sarebbe quella di suonarlo su un pad, in modo da sentire esattamente ogni singolo colpo, non avere altre distrazioni del set, ed è la cosa più noiosa del mondo. Sentiamolo. Una volta preso confidenza col rudimento così piatto, possiamo inserire ad esempio degli accenti. Potremmo suonare piano i 4 sedicesimi e accentare i 2 ottavi. Sicuramente più interessante, ma possiamo di sicuro fare di meglio. Ad esempio rimuovere il pad. Ora possiamo suonare questo rudimento sul rullante, che avrà tutto un altro sapore, perché abbiamo la variabile in più del suono che vogliamo far risultare al rullante. Proviamo a suonarlo con i 2 ottavi accentati. Ma ancora più interessante, secondo me, è suonarlo con il doppio pedale. Se ci mettiamo sopra un groove, esce fuori un breakdown. Fighissimo, ed è semplicissimo, super d'effetto. Come possiamo portare questo rudimento all'estremo? Come possiamo renderlo un esercizio che ci possa fare migliorare? Basta spostare il piede sinistro sul tappeto per capire cosa fa esattamente il piede destro. Il piede destro suona 3 colpi e una pausa. Ora possiamo riempire questa pausa con il piede sinistro. Abbiamo così un gruppo di 4 note, 3 con il piede sinistro, 1 col piede destro. Un altro modo per complicare di più il tutto è spostare i vari colpi all'interno dei gruppi delle 4 note. Ora io sto suonando 3 colpi di piede destro e 1 di sinistro. Ma potrei ad esempio spostare il piede sinistro dall'ultima posizione alla penultima posizione. Oppure alla seconda. Oppure alla prima. In questo ordine noi possiamo suonarli anche sequenzialmente, uno dopo l'altro. Risulteranno quindi 4 rulli a 6 diversi, spostati nelle varie suddivisioni. Abbiamo trovato un esercizio da poter portare in velocità che possa allenarci la potenza con il doppio pedale, il controllo, perché non stiamo solo suonando un tappeto ma stiamo suonando una figura più complicata, l'indipendenza, perché se io qui ci metto sopra un groove non è facilissimo incastrare piedi e mani.
bellissimo. Portare in velocità questo groove qui non è assolutamente semplice e ti farà aumentare tantissimo il controllo, perché tu dovrai essere estremamente consapevole di dove starai suonando entrambi i piedi. Un modo per capire meglio come suonare questo rudimento è suonare prima solo i quattro colpi, tre colpi di piede destro e un colpo di sinistro, e poi tutto il rullo a 6, e lo possiamo fare con tutte e quattro le combinazioni. Partendo da una cosa semplicissima, siamo arrivati a costruire un intero esercizio sul quale potremmo studiare dei mesi per migliorare il controllo e la velocità con il doppio pedale e per far sì anche di riuscire a suonare quei breakdown un po' più complicati in modo molto più fluido. Quindi non serve andare a studiare per forza brani complicati, Animals as Leaders, Periferi, per carità, bellissimi. A me piacciono un sacco quelle band, ma non serve quello per migliorare sensibilmente. Per migliorare tanto e velocemente serve prendere cose semplici e portarle all'estremo, suonarle bene, suonarle in tutte le combinazioni possibili, in modo preciso, con tutti gli arti, sostituire mani e piedi. Quindi per migliorare bisogna solo mettersi sotto e studiare. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai un'altra figura con la quale tu hai fatto la stessa cosa mia, mi raccomando, scrivilo nei commenti. Se hai qualsiasi tipo di consiglio, se vuoi la recensione di un batterista, se vuoi il tutorial di una canzone, scrivimelo assolutamente nei commenti. Iscriviti al canale, mi raccomando, seguimi su tutti i social. Pubblico un video ogni giorno su Instagram, TikTok e Facebook. Alla prossima!